E io per questa cosa, ragazzi, ho avuto gli incubi per mesi, praticamente. La notte dopo non ho dormito niente, tremavo. Ciao ragazze e benvenuti in un nuovo video. Allora, non so bene come cominciarlo questo video perché è un po' che non carico e volevo passare direttamente sull'argomento perché ho lasciato l'Olanda, ma vorrei anche solo prima fare una piccolissima intro, veramente perché in questi mesi in cui sono stata assente vi avevo parlato del perché nel mukbang, quindi siete aggiornati su tutto, però in questi mesi in cui io sono stata assente, io ho ricevuto un sostegno sia nei commenti di quel video, ma poi durante questi mesi, in tutti questi mesi mi arrivavano messaggi su Instagram in cui mi dicevate che vi manco, di tornare. Io non so veramente come ringraziarvi perché voi probabilmente pensate che mandare un messaggio, un commento per me non sia niente, invece voi non avete idea di quanto siete stati importanti in questo periodo, di quanto io vi abbia sentiti vicini e siete stati un supporto incredibile di cui io avevo veramente bisogno, perché c'è tanta tanta negatività sui social in questo momento e avevo tanto bisogno di positività, quindi appunto se avete un bel messaggio da scrivere, volete dirmi qualcosa, veramente commentate e scrivetemi perché il vostro supporto è l'unico motivo per cui io sono veramente qui. Piccolo intro, non voglio veramente, non voglio dilungarmi troppo perché mi conoscete, io inizio a parlare e non mi fermo più. Quindi, allora, perché ho lasciato l'Olanda? Arriviamo su questo tema scottante che tutti volete sapere. Allora, mi fa un po' ridere questa cosa perché non è che sia un mistero gigantesco perché ho lasciato l'Olanda, oh mio Dio, questo mistero. Cioè, in realtà vi ho sempre parlato un po' di quello che succedeva in Olanda, quindi bene o male tanti di voi già sapranno o comunque sospetteranno il perché io me ne sia andata. Ho avuto diversi sfoghi sui social a riguardo, forse più nelle storie che altro, ma non è in realtà questo segreto di stato perché quando impacchettavo le cose in Olanda, eccetera, all'inizio del trasloco vi avevo scritto su Instagram: vi farò un video del perché ho lasciato l'Olanda e da lì è nato questa, cioè, perché te ne sei andata? Quale sarà questo motivo pazzesco? Allora, in realtà i motivi sono diversi. Allora, il primo grande, allora, devo fare 500.000 premesse. Quando mi sono trasferita ad Amsterdam, la mia idea non era di rimanere lì per sempre, ok? Altrimenti avrei comprato casa. Io sono andata in affitto proprio perché la mia idea era di stare qualche anno e poi di vedere, ma comunque di restare qualche anno in quella casetta, in quell'appartamento. Quindi non avevo l'idea di rimanere per sempre ad Amsterdam e trasferirmi lì. Non era neanche una cosa che avevo escluso dalla mente, ma non era la mia idea, ok? Io ho la mia famiglia qui, i miei genitori, so che mi odieranno se mi sentiranno dire questa cosa, ma non stanno diventando più giovani, ecco. La mia idea era appunto di essere qua in ogni caso, e questa cosa di non essere presente per i miei genitori, per i miei parenti, mi è pesata tantissimo quando è stata male mia nonna l'anno scorso, se vi ricordate, ve ne avevo parlato, e il fatto di non essere qua, mentre lei comunque non stava bene, mi ha fatto, non lo so, mi ha scombussolato qualcosa dentro e ho capito che non potevo rimanere ad Amsterdam per sempre perché è sì un'ora e mezza di volo, quindi non è che sia dall'altra parte del mondo, ma comunque non sono qua. E poi naturalmente ho anche tutti gli amici di una vita qui a Trieste, quindi oltre alla famiglia, quindi naturalmente appunto era una decisione, cioè era una cosa a cui pensavo, comunque tornerò. No, non lo, cioè, non era al 100%, però ecco, era una cosa che comunque pensavo di rientrare a Trieste prima o poi, ecco. Alla fine ad Amsterdam sono stata 3 anni e mezzo, 5 anni in passato, poi 3 anni e mezzo adesso, quindi sono quasi 9 anni. L'ho vissuta tanto e purtroppo l'ho vista anche cambiare perché non da turista, che era già da prima, ma io mi sono trasferita ad Amsterdam per la prima volta nel 2011, poi sono tornata a vivere in Italia nel 2015, in realtà era dicembre, inizio 2016 praticamente, fine 2015, e poi sono ritornata nel 2020 e sono rientrata appunto sempre a dicembre 2023, quindi sono appunto 3 anni e mezzo più i 5 anni di prima, quindi un bel po'. E questo sicuramente è stato un fattore che ha influenzato tantissimo, come potete immaginare, la mia scelta di tornare. Ma un altro fattore che purtroppo ha giocato un grosso ruolo in questa mia decisione è il fatto che Amsterdam è una città molto pericolosa.
Allora, devo fare un'altra premessa perché in realtà tutte le grandi città sono molto pericolose. Purtroppo in tutte le capitali europee e mondiali anche c'è criminalità, in qualche città di più, in qualche città di meno. Io ovviamente vi sto parlando della mia esperienza. I primi 5 anni che ho passato ad Amsterdam in realtà mi sentivo forse un po' più sicura grazie al fatto che avessi il fidanzato. Poi Neil è alto 2 metri, potete immaginarvi che non mi si avvicinava nessuno mi importunava, e abitavamo anche fuori centro, quindi io in centro giravo veramente poco a piedi, giravo solo in bicicletta, quindi arrivavo in centro in bicicletta, ok, poi mi facevo il giretto a piedi e poi ritornavo in bicicletta. E quando sono tornata nel 2020 io mi sono trasferita lì da sola, quindi è stata una cosa che io volevo fare da sola, era un'esperienza che volevo fare da sola, sono felicissima di averla fatta. E Amsterdam, onestamente, cioè, mi manca tantissimo. Ci sono tantissimi spazi verdi, è bellissimo perché quando c'è bel tempo tutti stanno fuori, ti puoi godere veramente la città. C'è tanto da fare, ho tutte le mie amiche lì che mi mancano tantissimo, e quando ero lì mi mancavano gli amici di qua. Cioè, è così, non si può avere tutto, ma... Quindi, appunto, cioè, la mia idea di Amsterdam è comunque super super positiva, una città che mi manca, ok, e che sentirò sempre casa. Per me Amsterdam sarà sempre casa. Io sono innamorata di Amsterdam, per me continua ad essere la città delle fiabe, ok, però era una città in cui io non mi sentivo onestamente sicura, non mi sentivo sicura a vivere da sola. Ci sono stati diversi episodi in cui camminavo e, appunto, se mi seguite su Instagram avete visto qualche sfogo, perché mi sfogavo sulle storie di solito dopo questi episodi. Una cosa che succedeva era, voglio dire, quotidiana, ma per non esagerare, per essere sicura vi dico quasi quotidiana: uscivo di casa e venivo inseguita oppure mi facevano catcalling. Mi vengono in mente in particolare 2 episodi. Il primo era pieno giorno, io stavo andando... Non so se vi ho già raccontato di questa cosa all'epoca oppure no, comunque stavo andando a casa di una mia amica che era via a prendermi cura dei suoi coniglietti, e quindi era veramente pieno giorno, cioè sole, caldo, ok, una giornata estiva, stavo camminando sul canale tornando da casa sua a casa mia, e calcolate che comunque il centro di Amsterdam è piccolo, quindi non è che cammini tantissimo, avrò camminato 10-15 minuti scarsi. Ad un certo punto cammino, c'era appunto sole, però ero su un canale non tanto trafficato, quindi in realtà non vedevo nessuno. E a un certo punto io cammino e sapete quando vi rendete conto che c'è tipo uno scooter che però va pianissimo e vi sta tipo dietro? Cioè io sentivo questo scooter, però mi sono resa conto che stava guidando pianissimo dietro di me. Allora mi giro e vedo questo che mi stava inseguendo, cioè mi guardava, andava pianissimo, mi guardava, mi fissava così, mi seguiva. Io dico, forse è una cosa nella mia testa, cioè forse mi sto immaginando robe, magari sto cercando un negozio, cioè capito, uno va piano, cerca qualcosa. Quindi ignoro e continuo a camminare, e questa cosa è continuata per un bel po', fino a quando ho capito che effettivamente non stava cercando niente, ma mi stava semplicemente importunando. Non capisco neanche il senso di fare ciò, ma ho smesso di chiedermi i perché, perché non ha senso quello che fa la gente molto spesso. Nonostante io gli stessi dicendo, ma cosa vuoi? Cioè, vai via, che cosa vuoi, perché mi insegui? Lui non rispondeva, continuava a fissarmi ad inseguirmi. Ad un certo punto ho alzato la voce e gli ho detto, senti, vedi di andartene, cioè vai, mi sono fermata, gli ho detto vai, questo si è fermato pure. Mi ha guardato malissimo, ho detto un'altra cosa che non ho capito. E poi ha continuato per la sua strada e ve lo giuro, andava avanti e si girava per guardarmi. Io ho pensato, questo adesso si ammazza. È stata una cosa molto brutta, mi sono spaventata. No, ancora adesso non capisco che cosa volesse, mi dispiace che non ci fosse gente perché altrimenti ovviamente... cioè, avrei chiesto aiuto. Altro episodio, era l'1 di notte, stavo tornando a casa a piedi con una mia amica che poi appunto sarebbe venuta fino al mio portone per accompagnarmi, poi avrebbe chiamato Uber e quindi poi saremmo state lì insomma ad aspettare Uber per lei perché abitava più lontano. Camminiamo praticamente sulla via di casa mia, che adesso ve lo posso dire era uno dei canali più conosciuti ad Amsterdam, quindi eravamo letteralmente a 5 metri dal mio portone di casa, ok? Arriva questo tizio, si ferma, perché ovviamente doveva importunarci, cioè non è che puoi andare dritto per l'autostrada, no.
si ferma e inizia a chiederci dove stavamo andando, dove eravamo. Mi sembra, perché ho capito dal suo olandese, mi sembra stesse commentando come eravamo vestite, che comunque non che abbia nessunissimo tipo di importanza, ma era inverno, quindi avevamo tipo 50 cappotti, cioè fa un freddo terribile ad Amsterdam, quindi cosa avesse da dire riguardo ai nostri outfit ancora me lo chiedo. Vede che non gli rispondiamo, che tiriamo dritto, perché ad un certo punto, visto che ad Amsterdam è pieno di gente che fa così, devi far finta di niente e continuare. Il problema è che questo ci insegue, di nuovo, no, non era la stessa persona, è proprio pieno di gente che fa così. Ci insegue, questo era in bici tra l'altro, non in motorino, in bici. Si gira, cioè perché noi stavamo camminando così, questo si gira, questo stava venendo in giù, ok? Ad un certo punto si gira e comincia a seguirci andando nel nostro verso di marcia, diciamo. Io lì, siccome non ne potevo più e quindi... mi rendo conto di aver sbagliato, ma ad un certo punto veramente vai fuori di testa, perché ad un certo punto mi voglio anche difendere da sola, perché non ne posso più di sentirmi impaurita perché donna e di dover subire tutto questo. Gli faccio: ma vattene a quel paese. Da lì questa persona è diventata incredibilmente aggressiva, sia verbalmente che purtroppo quasi fisicamente. Ha iniziato a minacciarmi, perché io gli ho detto F you, e lui ha iniziato a dirmi I will F you. Quindi io lì, ovviamente spaventatissima, ho detto cavolo, potevo stare zitta. La mia amica, poverina, ha cercato anche lei di dirgli no, ma noi volevamo semplicemente, stavamo passando, non stavamo parlando con te, lasciaci in pace, vai via. Questo continuava a seguirci, io al che gli ho detto guarda, se non la smetti io chiamo la polizia, e mi ha risposto chiamala che non me ne frega niente. Per fortuna il mio portone era lì, quindi nonostante lui abbia visto dove abitavo, ci siamo rifugiate nel portone. Ho chiamato la polizia, che poi non so se l'ha preso oppure no, onestamente io gli ho fatto la descrizione e tutto quanto, però non so se l'hanno preso oppure no. Altra cosa all'ordine del giorno era, vabbè, mi ricordo una volta, per esempio, era buio e stavo andando, era subito dopo periodo Covid, e io dovevo partire per Los Angeles per lavoro, e quindi dovevo andare la sera prima a fare il tampone, in modo che non ci fossero tante ore tra il tampone e poi il volo, che era appunto la mattina dopo, se non sbaglio. Non c'era tantissima gente per strada, ma erano le 6 di pomeriggio, però le 6 di pomeriggio, vabbè, anche qui in Italia, ma in Olanda è già buio buio pesto da tanto, ok? Perché appunto era gennaio. E niente, io cammino, vado verso la clinica, che appunto 10 minuti da casa, cioè tutto ciò succede in pochissimi metri, non hai proprio... non puoi goderti una passeggiata in pace così. Io cammino e questa via era molto larga e molto lunga, ok? E vedo una persona, un uomo col cappuccio, non gli vedevo la faccia, che cammina verso di me. E io niente, cammino. E vedo che la strada era talmente larga, ok? Se avete presente, era la strada di fronte alla stazione dei treni. È molto largo quel marciapiede, molto largo. Questa persona che stava dall'altra parte del marciapiede, questo tizio, si mette di fronte a me praticamente camminando e fa come per venirmi addosso, che non capisco, cioè, dentro di me non, cioè, io pensavo alle cose che dovevo fare, cioè, non è che pensavo a sto tizio, però dico cavolo, tutto lo spazio che c'è, perché fa così? E già lì ti prende un po' la paura, e se sei donna la conosci quella paura, la conosci, perché ci insegnano fin da piccole a che cosa ci può succedere. E quindi scatta la paura, dico perché questo mi fissava, no? Dico ma perché mi guarda? E va verso di me, cioè. Arriva a 3 cm dalla mia faccia e mi rutta con la bocca aperta in faccia, ok? Per poi guardarmi malissimo e se ne va. Io dico, non ho rischiato la vita, non lo so che cosa voleva fare, non ho rischiato la vita, non mi ha fatto del male, però vi sembra normale che io debba subire queste cose? Per me non è normale. Questo ovviamente è il minimo. L'ultima cosa che è successa, che è stata veramente la cosa che ha fatto traboccare il vaso, ero con un'amica, siamo andate in un caffè, ma erano tipo le 5 di pomeriggio, era ancora estate, quindi sedute fuori sui tavolini, bellissimo locale, bellissimo, vista stupenda sul canale, pieno di gente. Io non potrò mai dimenticare quella giornata fino a quando vivo. Ad un certo punto tutti hanno iniziato ad urlare, noi non capivamo perché praticamente c'era una strada, c'era il bar con la porta dove uscivano i camerieri, poi questa stradina piccola dove passavano solo bici, qualche macchina, solo bici, e dall'altra parte c'era il marciapiede ampio
con la vista sul canale dove loro hanno messo tutti i tavolini del locale. Noi eravamo sedute verso la fine dei tavolini, quindi verso il canale, l'unica via d'uscita era verso la strada principale. Ad un certo punto sentiamo che tutti iniziano a gridare, non si capisce che cosa sta succedendo. Ad un certo punto vediamo un tizio alto, grossissimo, che prende per i capelli un altro tizio, gli sbatte la faccia per 3 volte contro il vetro della porta del locale, che si spacca, che cade a terra appunto in frantumi. Questo tizio butta a terra quest'altro tizio e lo tiene bloccato. E poi arrivano altre 2 persone a tenerlo bloccato. Noi a questo punto non avevamo capito che cosa stesse succedendo, poi abbiamo capito. Questa persona è riuscito a rialzarsi, gridava, era un uomo sulla quarantina, ma tutti quelli che mi hanno creato problemi in questi anni ad Amsterdam erano tutti uomini sulla quarantina, cinquantina, quindi questa è la descrizione. E praticamente questo si alza e vedo che ha un coltello in mano e inizia ad accoltellare gente a caso. Praticamente ha fermato una ragazza che passava con la bici, l'ha bloccata e ha iniziato a farle del male. Poi è arrivato in salvo di questa ragazza il nostro cameriere, che si è beccato una coltellata pure lui al braccio. Noi eravamo terrorizzate perché volevamo andarcene, ma da una parte avevamo il canale e dall'altra c'era la strada e l'unica via d'uscita era dove c'era questo. Questo era un pazzo che gridava cose senza senso, che faceva del male a chiunque gli passasse vicino. È stato orribile perché a fianco a noi c'era un tavolo con una mamma e una bambina e io sentivo la bambina dire alla mamma: mamma ho tanta paura, mamma ho tanta paura. Poi è arrivata la polizia, sono riuscita a immobilizzarlo, l'hanno caricato sul furgone e io per questa cosa, ragazzi, ho avuto gli incubi per mesi praticamente. La notte dopo non ho dormito niente, tremavo. Questo è quanto, cioè io da donna single avevo paura ad uscire di casa ad Amsterdam. E potete dirmi che siete venuti in vacanza e non vi è successo niente, certo, perché se sei in gruppo nessuno viene a molestarti, molestano le donne sole. E io non volevo vivere, certo che poi quando ero fidanzata, perché per un periodo poi sono stata fidanzata ad Amsterdam, lo sapete, quando ero col mio ex mi sentivo al sicuro, però non è che io posso vivere in una città dove mi sento al sicuro solo se sono accompagnata da un uomo, cioè anche no. E quindi vi devo dire che per questo aspetto Trieste è molto più sicura. È la città più sicura al mondo? No, succedono anche qui le cose brutte, sicuramente sì, però non mi capita di essere inseguita, molestata, catcallata, insultata, minacciata praticamente ogni volta che esco di casa. Mi succederebbe se abitassi a Milano? Ditemelo voi che abitate a Milano, probabilmente sì, lo so, non è assolutamente un problema di Amsterdam, sono tutte le grandi città, tutte le grandi capitali al mondo sono più naturalmente pericolose rispetto alle città più piccole, ok? Lo sappiamo tutti, però non mi aspettavo qualcosa del genere. E l'Amsterdam che io avevo vissuto prima, non so appunto se fosse perché avevo Neil e quindi ero sempre in giro con lui, oppure perché effettivamente non era già così, ma io l'ho vissuta così dal 2020 al 2024. Per me gli ultimi mesi sono stati un incubo, io ero terrorizzata. In inverno non uscivo dopo le 4 perché c'è buio, quindi l'estate e la primavera erano i momenti in cui io mi godevo di più la città, perché poi l'ultimo inverno che ho fatto lì veramente io alle 4 mi barricavo in casa perché ero terrorizzata. Ciò non significa che magari un'altra ragazza single possa avere un'esperienza diversa dalla mia, però questa è la mia esperienza. E non voglio mettermi a parlare di tutti i pro e di tutti i contro di ogni paese, perché ragazzi, spoiler, e se avete vissuto all'estero lo sapete, mega spoiler, non esiste il paese perfetto. Tutti i paesi hanno dei pro e dei contro. E noi ci lamentiamo tantissimo dei nostri contro, ma non vediamo i pro che abbiamo, perché quando non hai modo di fare una comparazione, perché non hai mai vissuto all'estero, non puoi veramente, non hai modo di paragonare. Ogni paese ha i suoi pro e i suoi contro. L'Olanda ha tantissimi pro per determinate cose e per altre invece siamo meglio noi in Italia, che voi ci crediate o no. Quindi non mi soffermo su questo perché non avrebbe senso, ecco. Ecco, quindi questo è quanto, ragazzi. Appunto, ripeto, Trieste sicuramente non è la città più sicura al mondo, ma è molto più sicura, molto più sicura. Mi sento molto più a mio agio qui. Questo non significa che io magari domani decido di trasferirmi chissà dove, mi conoscete con me, non si sa mai. Però questi sono stati alla fine i 2 motivi principali. Quindi, mia family, spero che vi sia piaciuto questo video. Per qualsiasi domanda scrivetemela nei commenti, anche perché
sicuramente mi sono dimenticata di dirvi, di raccontarvi qualcosa sicuro, però appunto qualsiasi cosa scrivetemi nei commenti, li leggo sempre tutti, io vi mando un bacio enorme, non mi dimentico del nostro abbraccio finale che non può mancare mai, venite qua che vi abbraccio, forte, e io vi aspetto al prossimo video, ciao!